Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi», ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme pubblicani e peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate ed imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti per chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, il Vangelo di oggi, che all'apparenza potrebbe risultare semplice, in realtà ha una sua complessità e non indifferente. Ma più che altro qual è il problema, il nodo cruciale della situazione? Lo troviamo nella parte finale, quando appunto si dice: «Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Ecco, alla luce di questa ultima frase ci vengono dei dubbi. Quindi, noi che siamo sulla terra, noi che stiamo seguendo Gesù in tutto e per tutto quello che la Chiesa Cattolica ci suggerisce, siamo dei giusti? Non siamo dei peccatori? Alla luce della parola, appunto, sembrerebbe di no, sembrerebbe di no. Ma se noi andiamo a leggere quello che i santi hanno sempre detto, è che peccatori siamo. I grandi santi sono morti tutti i peccatori. Nessuno penso che possa, tranne rarissimi casi di eccezionali virtù, possa evitare il purgatorio. Tutti ci passano il purgatorio, perché comunque il giusto per eccellenza è stato solamente uno. Poi sicuramente c'è sua madre che è stata la virtù delle persone umane. Per antonomasia, però non possiamo prescindere dal fatto che Gesù, che oltre Gesù ci possano essere stati dei giusti, perché l'uomo è debole, l'uomo è peccatore, l'uomo è nato fallace e morirà fallace. Quindi esenti da queste due situazioni sono stati appunto solo Gesù e Maria. Gli altri hanno avuto, per quanto la loro spinta a volersi santificare, e hanno sempre comunque avuto per permissione divina delle pecche, delle qualità anche che potevano non rendere perfetta la persona, non è un problema. Quindi quello che ci viene da dire e da considerare è: ma allora la parola di Dio è possibile leggerla diversamente? È possibile dare un'interpretazione diversa da quelli che è? Ricordiamoci sempre che la Chiesa ha avuto uno sviluppo di 2000 anni, quindi i giusti di allora erano altri. Ricordiamoci che il regno di Dio si forma e si sviluppa man mano, quindi man mano che la Chiesa avanza, man mano che la Chiesa si sviluppa, così c'è anche un nuovo impatto per essere uomini di fede. Quindi il modo di salvarsi che c'era tra i primi non era lo stesso di quello che c'è adesso, con la consapevolezza, con tutto quello che il materiale che la Chiesa ha accumulato, con tutto quello che appunto Pietro o la Chiesa ha legato sulla terra, quindi nei cieli, e da qui che noi abbiamo una nuova chiamata, un nuovo modo, il passaggio è sempre più stretto, è la porta sempre più stretta per la salvezza, perché appunto in questa ascesi, noi abbiamo la possibilità di salvarci, sì, però sempre in maniera diversa.
Quindi le prime comunità cristiane, le prime comunità cattoliche, le prime comunità che si radunavano intorno all'idea di Gesù avevano un permissivismo, come si dice anche nella Bibbia, no? Neanche nel Vangelo. Il Vangelo, quando uno gli dice: ma com'è che devo fare per salvarmi? E allora Gesù gli narra i comandamenti, e allora in base a quei comandamenti lì lui si sente salvato. Poi ci sono tutte delle interpretazioni che col tempo si maturano, in cui si riesce a capire che la salvezza è un qualcosa di molto più complicato. E anche poi per il fatto se noi prendiamo il matrimonio dei sacerdoti, il celibato, ci rendiamo conto che ci sono voluti secoli prima di arrivare a questa concezione. Quindi non è una cosa semplicissima il fatto di salvarsi, non è semplice la situazione che noi pensiamo, anzi, tutt'altro, noi dobbiamo capire che la Chiesa è una Chiesa in evoluzione, ma evoluzione nell'involuzione, nel senso che là dove c'è l'avvicinamento a Dio, di conseguenza c'è l'allontanamento del proprio io. L'ascesi della persona, quindi ascendere verso Dio, vuol dire comunque discendere con se stessi. Come diceva giustamente il Battista, io devo diminuire e lui deve aumentare. Solo così ci troviamo davanti a Dio. Infatti la narrazione del profeta Giona, quando lui volle scappare da Ninive per non annunziare il disastro, il Padre, l'Altissimo, gli disse: ma io dovrei appunto far perire tutte queste persone che non riescono a distinguere la destra dalla sinistra. Ebbene, come dire, il popolo non solo di Israele, il popolo tutto, il mondo, prima di poter concepire e accettare quello che Gesù ha potuto promulgare attraverso la Chiesa, ci sono voluti dei secoli. La gente non era preparata. Gesù è venuto in un determinato momento proprio perché era più preparata a riceverlo rispetto ad altre situazioni. Ricordiamoci che la Chiesa si afferma dopo 4 secoli e non dopo 4 anni, né dopo 40, ma dopo 400. Quindi la difficoltà nostra è proprio questa, quella di saper accettare quello che è il processo della parola di Dio, di saper accettare quello che è il progresso della parola di Dio, perché altrimenti, se non riusciamo a fare così, non andremo da nessuna parte. Non esistono giusti, esistono solo peccatori. Esistono persone che vogliono accumulare sapienza, e solo attraverso la sapienza noi avremo la vera salvezza, non rispetto ad altro. Perché al tempo, quando è stato redatto il Vangelo, sapienza ce ne poteva essere, ma non abbastanza. Oggi invece noi abbiamo la possibilità veramente di avere una sapienza più larga, più conforme a quello che è il nostro tempo. Difficilmente oggi potremmo vedere persone realmente ottuse o persone che non riescono a comprendere. Vuoi la televisione, vuoi tutti i mezzi di informazione, vuoi tutte le situazioni di comunicazione che ci possono essere oggi, hanno aperto la mente a tutti. Quindi non è difficile, anche l'accesso a internet, l'accesso a varie soluzioni ti fa capire che l'uomo oggi ha un'apertura di 360 gradi. Che poi se la sia giocata male perché le troppe aperture hanno portato a un allontanamento a Dio, questa è una cosa palese. Però noi abbiamo la capacità di capire che più andremo avanti e più Dio ci chiederà delle cose faticose. Tanto Dio ha dato nei secoli e tanto poi dopo si riprende. Dio ha dato in tutti questi tanti santi, tanti mistici, tanti
tanti dottori della Chiesa che hanno elaborato un dato sulla salvezza, e adesso questo dato qui, tutte le somme di questi dati, scusate il gioco di parole, procura appunto un risultato, che il risultato è quello della salvezza, che sarà molto ma molto più difficile. Se l'ho dato Gesù Cristo.